a tutti giocatori e giocatrici, benvenuti o bentornati sul canale dell'Associazione Gioco Libero. Io come sempre sono Francesco e oggi siamo qui come sempre in diretta un po' con Deborah. Ciao ragazzi. Ragazzi, come vi avevamo promesso, se superavamo i 10 like avremmo fatto il secondo episodio di King of Tokyo. Allora, in questo caso abbiamo utilizzato la squadra perdente dell'altra volta di Deborah, ossia Cyber Kitty e Space Pinguino, però abbiamo messo i due mostri che l'altra volta mancavano nel setup che avevamo giocato in quattro, che comanderò io, che sono Alienoid e Gigasaur. Quindi in questo caso i due mostri della vecchia squadra, però vi ricordo che in realtà qui è un tutti contro tutti, quindi li comandiamo noi due a testa, però è un tutti contro tutti, nonostante siano comandati dallo stesso giocatore, quindi non esiste il vero concetto di squadra. I due mostri che hanno perso nel precedente episodio sfideranno le due new entry. Così, se questa volta magari vinceranno, si prenderanno la loro vendetta contro altri due mostri. Ok ragazzi, detto questo, se magari qualcuno di voi non conosce il tutorial o vuole capire bene le regole di questo gioco abbastanza semplice, vi rimando magari sopra nelle schede al primo video che abbiamo fatto in cui ho spiegato più o meno le regole. Ora giocando comunque vi farò una infarinatura generale per chi si fosse perso il primo episodio, però mi raccomando, dopo andatelo a recuperare. Prima di iniziare con il gameplay, abbiamo già preparato tutto il setup, vi ricordo di lasciare subito un like, perché se no poi vi dimenticate, tanto è gratis. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale così ci aiutate a farlo crescere, se volete commentate, a me Deborah farebbe molto piacere, come fanno già Shape e Iena, che salutiamo calorosamente. Ciao ragazzi, grazie come sempre per il vostro supporto, veramente molto prezioso e importante. Mi raccomando, continuate a seguirci. Sempre ragazzi, mi raccomando. Ok, detto questo, iniziamo con il gameplay vero e proprio. Innanzitutto bisogna scegliere quale dei mostri parte dentro Tokyo, perché vi ricordo che qui un mostro va dentro Tokyo e gli altri mostri stanno fuori Tokyo e attaccano ad aria. Quindi chi è dentro Tokyo attacca chi è fuori Tokyo e chi è fuori Tokyo attacca chi è dentro Tokyo. L'obiettivo è quello di arrivare a 20 punti vittoria che segneremo qui sopra, oppure di essere l'ultimo mostro rimasto se tutti gli altri arrivano a 0 di vita e quindi muoiono. Allora partiamo, io siccome abbiamo già deciso l'ordine, partirà Gigasaur che è comandato da me, poi ci sarà il turno di Hello Kitty, che lo chiamo così simpaticamente, al posto di Cyber Kitty, Alienoid e infine il pinguino spaziale. Allora, io parto col tirare i dadi. Se esce almeno una zampa tra questi dadi, Gigasaur andrà dentro Tokyo. Vediamo un po'. No, non è uscita neanche una zampa. Quindi ora tocca a Deborah tirare per Kitty, la Exploding Kitten. No, vai. No, quello è un altro gioco. Quello è un altro gioco, non c'è tanto. Per Cyber Kitty, ragazzi, veramente. Tocca ad Alienoid. Vediamo un po'. Ragazzi, non vogliono uscire zampate. Cioè, proprio, i mostri sono, si vogliono ancora bene in questo momento. Dobbiamo stare vicino e vicino. No, ecco qua ragazzi, ovviamente è uscito il pinguino dei Longhi. Attenzione, ha fatto uscire una zampa, quindi è il primo mostro che va dentro Tokyo e guadagna subito un punto vittoria. Okay. È il pinguino ragazzi, quindi inizia il suo turno dentro Tokyo. Vediamo cosa farà. Allora, hai fatto 3-2 subito ragazzi, 2-3. È un fulminello. Che fai? Lo tieni o lo ritiri? No, lo ritiro. Vi ricordo ragazzi che dovete ritirare i dadi, oltre al tiro che fate iniziale, un massimo di altre e due volte. Allora, i risultati sono 2-2, quindi il pinguino spaziale guadagna 2 punti vittoria. No, 3-2 sono. Sì, ma prendi, sono 3-2, quindi guadagna 2 punti vittoria, che li aggiunge, quindi il pinguino spaziale va a 3. E inoltre dà una zampata a tutti gli altri mostri che stanno dentro, cioè fuori Tokyo, scusatemi, quindi sia Gigasaur, sia Alienoid che Space Kitty vanno a Cyber Kitty, anzi, vanno a 9 punti vita. Ok, finito il turno del pinguino, parte il turno di Gigasaur. Gigasaur che ha 2 zampe, le potrebbe tenere, un cuore lo potrebbe tenere e 2-3 che potrei tenerli. Ok, ritiro un dado e faccio un altro 3. Allora ragazzi, Gigasaur fa 3 punti vittoria, quindi va a 3. Tira 2 zampate al pinguino spaziale che è dentro Tokyo, che quindi perde 2 punti vita, e recupera il punto vita che aveva perso prima tornando a 10. E qui termina il turno di Gigasaur. Vi ricordo che quando un mostro vuole uscire da Tokyo, l'ultimo mostro che l'ha attaccato, nel momento in cui è il suo turno, prende praticamente il posto di quel mostro dentro Tokyo. Niente, io sono abbonata ai 2 praticamente. Ok, ha fatto altri 3-2, però questa volta con Hello Kitty. Io questi 3 li tiro, gli altri 3 dadi. Vediamo un po'.
ha fatto due zampate e un 1. Hai un ultimo ritiro. Sì, il ritiro. Una zampata e 2-1. Allora, come prima. Quindi okay. Se Berchitti fa 2 punti vittoria e infligge un danno al pinguino spaziale, che scende ancora di un punto vita. Va a 7. Tocca ora a dargli il nome dell'altra new entry. Vediamo cosa farà Alenoid con il suo primo lancio di dadi. Attenzione, Alenoid fa subito una zampata, 2-1, un 2 e 2 fulmini. Due fulmini li tiene, la zampata la tiene, ritira questi 3 danni. Un'altra zampata la tiene, il cuore lo tiene, Alenoid sta a 9, no, anzi, toglie una zampata. Ragazzi, ritiriamo l'ultima volta tutti e 3 questi dadi. Niente, ragazzi, era il destino. Però Alenoid fa, allora, non fa punti vittoria. Però fa, recupera un punto vita e va di nuovo a 10. Fa 2 danni al pinguino e prende 2 gettoni energia. Vi ricordo, ragazzi, che questi gettoni energia, una volta che li accumulate, vi servono per comprare le carte dal mercato che vi danno degli effetti, dei bonus speciali. Ora è il turno del pinguino spaziale. Siccome il pinguino è rimasto tutto un turno intero dentro Tokyo, prende 2 punti vittoria. Il problema di stare dentro Tokyo è che non potete usare i cuori, quindi non vi potete curare. Quindi a un certo punto si è costretti ad abbandonare Tokyo, rinunciando quindi a questi punti vittoria. Allora è il turno del pinguino spaziale che tira i dadi. Allora vediamo un po'. Cioè ci sono, vedo 2 cuori che non li può utilizzare. No. Una zampata sì, un fulmine sì, un'energia. E ritira quindi gli altri dadi. No, il 3 l'ha lasciato, che prova a fare 3 punti vittoria. Certo. Gli è uscita un'altra zampata che potrebbe tenere. E poi un 2 e un 1. Vediamo un po' cosa succede. Ha tenuto. Ok. Allora, ragazzi, niente. Ha fatto. Ha preso un fulmine che diamo subito al pinguino spaziale. E da 2 zampate un'energia, a tutti. E da 2 zampate a tutti gli altri mostri. Quindi Gigasau scende a 8. Alienoid scende a 8. E Hello Kitty a quanto scende? 7. Ok, ragazzi. Ora tocca a Gigasau. Cambio. Che senso cambi? E tu hai attaccato, mica puoi cambiare, che cambi da sola con il tuo attacco stesso? Nessuno ti ha attaccato ancora. Le zampate le date tu agli altri con il pinguino, non lo puoi conoscere da Tokyo. Attenzione, abbiamo 2-3, una zampata, un cuore e 2-1. Ritiro i 2-1, un altro cuore, un'altra zampata, e no, in realtà no, ritiro questi 2 dadi. Un'altra zampata e un cuore. Ragazzi, purtroppo Gigasau non ha fatto punti vittoria, recupera un punto vita. Posso e dà, no, dà 3 colpi al pinguino. Il pinguino spaziale prende altri 3 colpi. E quanto scendi? A 2. Ok, quindi lasci il posto a Gigasau. Sì. Allora, ovviamente lei, giustamente, essendo arrivato a 2 punti vita, quindi sta per morire, lo toglie da Tokyo. E subentra Gigasau, che prende un punto vittoria, perché subentra dentro Tokyo. Tocca ora a Cyber Kitty a tirare i dadi. Vediamo un po' cosa farà Cyber Kitty, ragazzi. Allora abbiamo 2 cuori, 3 cuori anzi, con cui magari si potrebbe curare, visto che prima ha preso un po' di ferite. Poi ha avuto un fulmine, un 2, un 1. Ora gli sono usciti un altro cuore, quindi sta facendo la collezione dei cuori. No. Beh, è rosa, ragazzi, quindi i cuori ci stanno. Tiene il fulmine per l'energia e 2-3. No. Niente, quindi l'è andata male. Però ha recuperato 3 di vita, sì. E prende un'energia. Però l'energia che tu hai preso prima, sì, devi mettere lì, è questa qui. Ok, ragazzi, è arrivato il secondo turno di Alienoid. Vediamo un po' cosa farà. Alienoid che ha 2-2, che me li tengo. Alienoid c'ha 8, un cuore me lo tengo, il fulmine me lo tengo e ritiro 2 danni. Vediamo un po'. Un altro 2 e un altro fulmine. Me li tengo questi risultati. Allora, Alienoid, ragazzi, recupera 1 di vita. Fa 2 punti vittoria, quindi prende i suoi 2 primi punti in realtà, perché era 0, e prende altri 2 fulmini, quindi 2 energie, e arriva a 4. Alienoid in questo caso potrebbe addirittura comprare, perché vedete qui c'è una carta da 3, questo è il costo della carta in fulmini, che dice spendi 2, quindi energia, in qualunque momento per recuperare un cuore, quindi vi permette di avere una vita in più. Non è male, ma Alienoid preferisce per ora aspettare. Quindi è il turno di del pinguino spaziale, Space Penguin. Ragazzi, si è devastato con tutti i dati, dovrebbe ritirare. Ha fatto 2-3, 2-2, una zampata e un 1. Che fai? Allora, ritiro soltanto l'1. Ok, ritiro soltanto l'1.
e fa 2 punti. Allora è andata bene, il pinguino fa 2 punti vittoria e tira una zampata a Gigasaur che scende a 8. Ora è il turno di Gigasaur, ragazzi. Gigasaur ha resistito tutto il turno dentro Tokyo. In realtà Non ha attaccato poco non ha attaccato per niente. niente, tranne ora una ferita, e sale a 6 punti vittoria perché è rimasto dentro Tokyo, quindi ne prende 2. Allora, vediamo Gigasaur cosa farà. Fa 2-2, i cuori non li può utilizzare, è un 1, quindi questi 4 li ritiriamo. Gigasaur fa un altro 2, che non è male, e fa 2-1, che li ritiriamo. Facciamo l'ultimo ritiro e fa un fulmine e una zampata, quindi un ottimo lancio. Ragazzi, questi punti vittoria sono 2 punti vittoria più un altro 2 che vale 1, quindi un punto, sono 3 punti vittoria per Gigasaur, che arriva a 9. Poi prende un'energia e toglie una vita dal pinguino spaziale a Hello Kitty e toglie una vita anche ad Alienoid. Finisce il turno di Gigasaur, tocca a Cyber Kitty. Vai, Cyber Kitty. Allora, Cyber Kitty ha avuto 3 cuori, una zampata, un 2 e un fulmine. Che cosa fai? Allora, questo Tiene è la zampata e il fulmine lo anzi, tiene. è un cuore, lo E un tengo. cuore lo tiene. Poi ha fatto altri 2 cuori e un 3 che non gli servono a molto, quindi tiene il 3 giustamente. E ragazzi, Ah, per un per è un pinguino. quasi aveva fatto quasi 3 punti di vittoria. In realtà prende un'energia, quindi Sì. accumula 2 energie, Una zampata. guadagna un cuore e dà una Sì. zampata a Gigasaur che scende a 7. Quindi in questo caso Gigasaur, insomma, ha avuto un altro colpo. È il turno di nuovo di Alienoid. Vediamo Alienoid che cosa fa. Vediamo Vadi. Allora, da 2 zampate addirittura potrebbe dare 2-1, un fulmine e un 2. Le zampate non mi servono, l'1 non mi servono, ragazzi. Tengo il fulmine e il 2. Allora, punta a fare tutto il vittore, ragazzi. 2-3 ho fatto, e 2-2. Ora, ragazzi, io ritiro anche il fulmine e cerco di fare punti vittoria. Ritiro questi 2 dadi. Era questa la mia strategia in questo turno. Niente, ragazzi, mi è andata male. Alienoid prende soltanto Chi un. troppo vuole non la stringe, mi Ci ho dispiace. provato. Ho provato a fare una strategia di punti anziché d'attacco. E niente, ragazzi. Quindi tocca al pinguino spaziale. Speriamo di avere un po' di cuori, che più a chi ti va, il pinguino sta a uno. 1 di vita c'ha. Sì. Attenzione, ragazzi, il pinguino è a rischio morte. Allora, gli sono usciti 2-2. 3-2, ragazzi, non ci voglio credere. Gli sono usciti 3-2 in un solo colpo. Un fulmine. Non Però lo si ritira. tocca, Attenzione. sì. Un altro 2, ragazzi, è incredibile. Gli è uscito un altro 2, una zampata e un 1. Che fai? Tieni la zampata? Sì. Stai rischiando, eh? Ragazzi, sta rischiando in questo momento. Che fa? Cambi. No. Ah, meno un Ragazzi, gli è uscito un cuore. cuore e un fulmine. Gli ho dato il suggerimento. Mi dovevo stare zitto. Mi dovevo stare zitto, ragazzi. Ho sbagliato. Però il pinguino prende 3 punti vittoria perché Sì. fa 2 punti per i 3-2 più un 2 in più. Due, tre, E in più ha un'energia e Sì. va a 2. Ecco a te. Ok, è il turno di Gigasaur, ragazzi, che Sì. incredibilmente ha resistito un altro turno. Potrebbe far subentrare il pinguino se lo attaccava, ma il pinguino non ha attaccato, quindi purtroppo non lo può far subentrare. Però in questo caso va a 11 punti Oh, a vittoria. stronzo. Era quella la strategia. Ma anche no. Attenzione, ragazzi, ho fatto 2-3. Oh, 3 fulmini. Me ne tengo, mi sa, 2. E gli altri 2 li prova a ritirare. Ragazzi, Gigasaur prova a ritirare. Altri 2 fulmini, però no, anzi, ne ritiro 3, ragazzi. Devo provare un altro 3. Se poi mi va male, pazienza. Mi è andata Niente. male, infatti. Però faccio un attacco, attenzione. Allora, un attacco e un fulmine per Gigasaur. Non è andata bene come speravo. Però, ragazzi, l'attacco è importante perché pinguino torna a un solo punto, quindi attenzione, è già vicino alla morte. Tocca a Cyber Kitty, per gli amici detta sempre Hello Kitty. Attenzione, ragazzi, il pinguino ha un solo punto vita. Sì, Una no, magari non mi stronza. uccidere il Gigasaur che non deve ancora morire. Attenzione, ragazzi, c'è. Oh, attenzione, ha avuto 2 zampe, 3 zampate, quindi può uccidere il pinguino. Può uccidere il pinguino, toglie un nemico davanti. C'entra Cyber Kitty? Perché, Nel ah no, caso, è vero, no, appunto. scusatemi ragazzi, l'attacco lo darebbe solo, è vero, e lo comita fosse dentro Tokyo, invece no, è Gigasaur.
Allora, ragazzi, prova ad andare a fare punti vittoria. Ah, è uscito un altro 3, infatti, la scelta non è stata sbagliata. Sì! Ne è uscito un altro 3, ragazzi, incredibile. Più e 3 un'altra attacchi. Zampata. Allora, lui scende a 4, Gigasaur, e prende 3 punti vittoria, e lo chiti. In realtà i punti diventano 4, perché cede il posto. E quindi, ovviamente, prende un altro punto vittoria supplementare. Alla fine del turno riepiloghiamo i punti vittoria. Qua c'è lo spazio, ricordiamoci che questo è il turno di Cyber Kitty. Tocca ad Alienone. Attenzione, ragazzi. Attenzione, 2-2. Una zampata, va bene. Un cuore, va benissimo. E un 1. Quindi ritiro questi due qua. Ho fatto bene. E ritiro quest'ultimo. Niente. Allora, Alienone fa 2 punti vittoria. Quindi va a 4. Si cura di 1 e soprattutto dà una zampata, in questo caso a Kitty, che scende a 8. Quindi Kitty si era tranquillamente recuperato i punti vittoria, i punti vita. Tocca a Space Penguin, quindi uno spaziale, colui che non ha energia. Allora, questo sicuramente. Allora, ci sono 2, allora. 3, una zampata, no. Un fulmine, 1. Attenzione. Un altro 2-3, ragazzi, addirittura 4-3, è incredibile, ragazzi, veramente, cioè, ragazzi, la fortuna. Un altro 3! No, ragazzi, non voglio giocare più, cioè, non è possibile. Sono 5 punti vittoria in un unico lancio. Ma, ragazzi, non ci voglio credere, ma in più si cura di 1 e va a 2, cioè, ma ha fatto 5. Allora, ragazzi, visto che è, diciamo, Però il turno, poi bisogna vedere come... Vediamo i punti vittoria. Allora, partiamo da Kitty. 6. Pinguino c'ha 15, 11 Gigasaur e 4 Alienone. Ragazzi, sta vincendo in questo momento il pinguino. Sì, però con 2 punti vita, quindi... Quindi va ucciso, ragazzi. No. Va assolutamente ucciso. Assolutamente no. Attenzione. Gigasaur una zampata la tiene, il cuore lo tiene. Tiene un fulmine soltanto, io devo provare a fare altro. E ritiriamo gli altri 3 dadi. 2 cuori li tiene. È un fulmine? No, lo ritira. Un fulmine, ragazzi. Un fulmine no, ritira, ma è sempre un fulmine. Quindi due fulmini. Una zampata a Kitty, giusto? Sì, Kitty va a una zampata in meno e 3 cuori. Quindi Gigasaur però riprende la vita. Ora è il turno di Hello Kitty, che ha resistito tutto il turno e prende 2 punti vittoria. Okay. Perché è rimasta dentro Tokyo. Quindi sale a 8 punti vittoria Kitty. Vediamo un po'. Un cuore che non può utilizzare, no. Una zampata che può utilizzare, aspetta. Un fulmine, 3, 2 e 2. No. Tiene il 3 e la zampata in questo momento. Attenzione, ha fatto un cuore che non può utilizzare, ma un fulmine che può tenere, sì. Volendo, e poi dei dadi sparsi, 2, 1 e praticamente un altro 3. Allora ragazzi, un cuore che non gli serve, un 3 che non gli serve e un fulmine. Quindi niente, in questo caso due fulmini e una zampata. Prende 2 fulmini Kitty. Ecco qua, e sale a 4 e dà una zampata a tutti gli altri che scendono di un punto vita. Quindi okay. Tocca ad Alienoid. Attenzione ragazzi, turno di Alienoid. Vediamo come va il turno di Alienoid. Allora, ci sono 2-3. Alienoid che può dare una zampata, può prendere un fulmine anche e 2-2. Ritiro questi 2-2. Ho fatto bene, un 3, e qua questo è un 2, lo posso ritirare, cuore. Allora, Alienoid si cura di 1, poi prende un fulmine, quindi un'energia, tira una zampata a Kitty e guadagna 3 punti vittoria, e sale a 7. Ok, allora un attimo solo, quanti ce ne sono? 2, 4, 6, c'è la carta da 6, vediamo cosa dice, Tempesta Furiosa, scarta, più 2... Vabbè, di energia. Posso cambiare? E tutti gli altri mostri perdono. Ah, ok. Ogni volta che scarto 2 di energia, tutti i mostri perdono un'energia praticamente. Però hanno 2 energie che possiedono. Non è male, però no. Vediamo un po' quella da 7. Allora. Scusami, ma visto che mi ha attaccato Alienoid, io mo non posso cambiare. Ah, vuoi cambiare con Alienoid, sì. Che ti ha appena attaccata? Sì, lo puoi fare, certo. Non avevo capito. Allora, ragazzi, quindi abbandona Tokyo Kitty. Ed entra Alienoid che sale a 8 in questo caso. Il turno ora è del pinguino spaziale. Attenzione. Il pinguino spaziale che... Ha 2 sicuramente. Ok, tiene 2 vite.
Queste due me li tengo. Ok, tiene due da uno. Ritira, fa due fulmini, quindi due energie. Che fai? No, perché... Ultimo ritiro. È un'altra. Allora, intanto prendi tre vite e stai a 4. Grazie. Quindi respira e basta. Il pinguino spaziale sta respirando in questo momento. È il turno di Gigasaur. Vediamo un po' Gigasaur che si combina. Gigasaur che fa 4-2, ragazzi. Buono. Incredibile. Un fulmine. No, ritiro anche questo. Un altro 2, ragazzi. E quindi ritiro per l'ultima volta. Niente. Sono 2, 4, 5 punti. 3 vale 1, 4 e 5. Sono 5 dadi. 3 dadi valgono un punto. Ogni dado in più, qualsiasi faccia, un punto supplementare. 3 e 2 non valgono 2. 3 e 2 valgono 2. 3 4, e 4. 4. 2, 3 e 4 punti. Non 5. No, 5 dadi in tutto con la faccia 2. Ma hai detto che valeva 5. 1, 2, 3 e 4. 4 punti per 5 dadi. Ok. Allora, ragazzi, Gigasaur ha collezionato solo punti in questa partita. E in questa manche. Ora tocca a Kitty, che fa... Oh, ragazzi, incredibile, 3 da 3 e 3 da 1, quindi ha fatto 3-4 punti. Ragazzi, con un tiro ha fatto 4 punti vittoria random. Anche se... Vuoi ritirare? Sì. 2-1, quindi niente. Si tiene l'1 e alla fine per fare la stessa cosa. È un cuore, quindi... Sì, mi sta bene perché volevo un cuore. Ok, un cuore e metti 3 punti vittoria. Ok, ragazzi, ora Alienoid ha resistito tutto il turno, quindi prende 2 punti vittoria per essere rimasto dentro Tokyo. Tocca proprio ad Alienoid. Vediamo un po'. Attenzione, 2 zampate le tiene. Fulmine, 1 lo tiene e ritiro gli altri 3. Un'altra zampata la tiene e ritiro gli altri 3. Un cuore e uno non li può utilizzare. Allora, sono un fulmine per Alienoid e 3 danni a tutti gli altri mostri. Che bastardata, però. 3 danni a tutti gli altri mostri. 2 e 3. Ragazzi, turno massacrante di Alienoid verso gli altri mostri. 1, 2, 3. Tocca al pinguino spaziale. Tiene 2 cuori, ovviamente. E tiene un 2. Altri 2 cuori, quindi si è subito ripreso i presenti danni che gli hanno inflitto. Attenzione, ritira. Dadi che volano. Vai, fa 5 cuori. Cioè, ragazzi, non è possibile. Provo a distruggere i mostri per andare avanti. Escono 5 cuori. La fortuna del principiante. Tocca a Gigasaur. Sì, sono principiante. La prima volta. Fortuna del principiante. La seconda volta. Sì, principiante. La fortuna è bassa, perché ragazzi. Tu invece ci hai giocato una vita, no? Tantissime volte. Sì. Gigasaur che potrebbe attaccare Alienoid, ma Gigasaur ha 15 punti vittoria, quindi in realtà dovrebbe fare più una... Intanto mi tengo il cuore. Una zampata me la lascio, che gliela do. Che altro? Devo fare punti vittoria. Un 3 e un 2. Vabbè, non ci fai niente con un 3 e un 2, lo so. Però. Vediamo, un fulmine, un cuore, niente. Allora, ragazzi, prendo 2 vite comunque che mi servivano. Do una zampata ad Alienoid che scende a 7. E un fulmine per Gigasaur anche. Niente. Tocca a... Sì. Tocca ad Hello Kitty. Hello Kitty che può dare 2 zampate... 3 zampate. 3 zampate ad Alienoid, attenzione. Però, siccome un cuore mi serve... C'ha un cuore, un fulmine e un 2. Che fai? Ah, lascia i 2, va verso i punti vittoria. Un altro 2 e un altro cuore, c'ha un ultimo ritiro. Che farà? Attenzione, o gioca sulle zampate o gioca sui punti vittoria. Può scegliere. Attenzione, niente. Allora fa 2 punti, cioè 2 punti vita li recupera e una zampata ad Alienoid. Solo che siccome Alienoid c'ha 6 di vita, non se ne va da Tokyo, rimane e si prende altri 2 punti vittoria. Sì, si avvicina. È il turno proprio di Alienoid, ragazzi. Alienoid che fa un 3 e 2 2. I cuori, vi ricordo che è dentro Tokyo, non li può utilizzare per curarsi. Fa una zampata verso tutti gli altri e 2 fulmini. 2 fulmini ad Alienoid non gli servono, la zampata no. Ritira questi 3 dadi, ragazzi, spero nei punti vittoria più che altro.
Niente, due zampate e un cuore non lo può utilizzare. Allora, quindi sono due zampate, zampate e basta. Attenzione, quindi valori bassi. Quanti punti vita hai nei tuoi mostri? Tutte e due, 4. A me invece, Gigasau, ragazzi, 3. Quindi ragazzi stiamo andando verso... E Alienoid? Alienoid ce ne ha 6. Ragazzi stiamo andando verso la morte di qualche mostro, se andiamo di questo passo. Attenzione, il pinguino fa 2 cuori, 3 cuori, che sicuramente sì, ragazzi, ogni volta che va subito recupera. È incredibile. 2, 2, 1 che non le servono a nulla. Ragazzi, ovviamente poteva succedere che non faceva altri 2 punti vittoria, perché no? E in più recupera 3 di vita. Sì. A quanto è salito il pinguino? 17. Ragazzi, 17 il pinguino, quindi è a 3 punti dalla vittoria. Okay. Tocca a Gigasau, è arrivato il suo turno. Vediamo Gigasau, ragazzi, cosa farà? Gigasau che fa fulmini, fulmini, cuore che gli serve, e il resto 3 lo tiene, e il resto li ritira tutti. Cuore gli serve. Una zampata, no, 2 fulmini, no. Li ritira tutti, e altri 2 cuori. Non ha fatto punti vittoria, però ragazzi, ha recuperato 4 di vita, che è importante, perché era veramente molto basso. In questo momento era importante recuperare energia. Ora turno di Cyber Kitty. Cyber Kitty che ha un 3, un 2, un 1, 2, 1, una zampata e un fulmine. Quindi un'energia. Tiene soltanto il 3 e la zampata. Stanno cercando di uccidere nel frattempo Alienoid. Allora. 2, 3. Attenzione ragazzi. Niente. Niente da fare, 2 zampate e basta. Basta, sì. Quindi da 2 zampate ad Alienoid che scende a 4. Dove sta andando? E Alienoid ora gioca come prossimo turno. Però per non rischiare lascio il posto a Kitty che prende un punto vittoria. Però va dentro Tokyo. So cacchio. No, volevo dire... Quanti punti vita hai? 4. Ragazzi attenzione, Alienoid potrebbe provare ad ammazzare Kitty. Allora... E noi da un 2, un 3, praticamente 2, 1 e un fulmine. Come fulmine tiene uno e prova a tirare gli altri 4 lati. Vediamo un po' ragazzi, attenzione. Una zampata la potrebbe tenere. Il cuore sicuramente lo tiene. E poi 2, 1. No, gli tiro anche questo. Ragazzi, gli tiro anche la zampata, vediamo un po'. Un fulmine, 2 fulmini, una zampata e un 2. Punti vittoria niente. Allora, sono 2 colpi... No, un solo colpo, scusami, contro Kitty. Prende 2 di energia, Alienoid, e recupera una vita. Allora, ora sicuramente... E io cambio. Posso, un attimo solo, da 7, ordine di evocazione. Scarta tutti i mostri. Ah, scarta, tutti i mostri perdono 5 di energia. Buona, me la prendo. Sono 2, 4, 6, 7. 7. Questa si rimpiazza subito. Ma io non ce ne ho 5 di energia. Sì, ok, ma fino a che tu, fino a, anche se ne hai di meno, li perdi tutti praticamente. Okay. Questa però la tengo da parte, però la potrei sempre giocare. Io ovviamente cambio con Alienoid. Ok, quindi Alienoid torna dentro Tokyo, prende subito un punto vittoria e tocca al pinguino spaziale. Allora, pinguino spaziale che ha una di vita, una zampata... 2 fulmini e 2 1. Un 3, 2 zampate e un 1. Ha messo da parte, ragazzi, le zampate. No, ha messo da parte il 3, il cuore. E le zampate. 2 zampate. 3 zampate, attenzione, esatto. Ragazzi. 3 zampate e un cuore. Allora, 3 zampate, quindi scende a 2. E un cuore. Ovviamente Alienoid lascia e va il pinguino spaziale all'interno, che prende un punto vittoria e va a 18. Quanti punti vita? 8. Ok, ragazzi. Il pinguino spaziale potrebbe essere vincitore, attenzione. Ehi, non ti metto con quest'ansia, ma... No, è vero. Allora, una zampata la tiene. I cuori non mi servono, perché sto già bene di vita. Quindi proveremo a riattaccare. Attenzione, i cuori non mi servono, quindi tengo i 2 però. Questo è a posto. Ultimo tiro.
un'altra zampata, ah, no, e un 2. No, allora, 2 punti vittoria per Gigasaur e 2 ferite per il pinguino spaziale. Tocca a Cyber Kitty. Ok. Cyber Kitty che fa 2 da 3. Sicuramente. Il cuore lo tiene, i 2 da 3 li tiene e ritira il fulmine e i 2 da 1. Un altro 3 l'ha tenuto e ora l'ultimo tiro. Quindi ragazzi, 3 punti vittoria li ha presi. Una zampata e un cuore. Quindi sono 3 punti vittoria e vai a 15. Perde un punto vita, recuperi tu un punto vita e perde uno invece pinguino. Tocca ragazzi ad Alienoid. Quanti punti vita ci sono rimasti al pinguino? 5. 2 zampate le mette da parte. Qui niente. Un'altra zampata la mette da parte e 2 fulmini. Quindi Alienoid dà 3 zampate al pinguino e prende 2 energia. Tocca al pinguino. Che ragazzi, rimanendo dentro Tokyo, vince la partita. Vai a 20. Ragazzi, incredibile. La squadra che l'altra volta è stata battuta, in questo caso è riuscita a vincere. Perché va a 20. Comunque, Kitty è proprio una ciofeca. Ragazzi, ma è incredibile. La partita è stata giocata in questa maniera. Quindi, Kitty, Gigasaur e Alienoid, in questo caso, hanno perso la partita e l'ha vinto il pinguino. Ok, ragazzi, allora, questo è stato il video gameplay. È stato molto più fluido dell'altra volta. Le carte mercato non ci sono servite in realtà. No, infatti. La partita, spero che vi sia piaciuta. Il gioco è divertentissimo. Sì. Se volete, faremo a 10 like di nuovo, faremo un ultimo, terzo episodio con il pinguino spaziale e sicuramente c'è King of il mostro della torta, non mi ricordo come si chiama, vabbè, il tipo King Kong, The King, sì, mi sa che si chiama The King, che sono i 2 vincitori delle prime 2 partite, e poi magari metteremo altri 2 mostri. Se volete sotto scriveteci chi vi è piaciuto di più di questi mostri, tra tutti, togliendo ovviamente, ovviamente The King e il pinguino, che ci saranno sicuramente. Diteci gli altri 2 mostri che volete che noi lasciamo e mettiamo nel gameplay, così faremo l'ultima partita finale di King of Tokyo. Gioco divertentissimo. Preferibilmente non Cyber Kitty, per favore, perché... Mettetela, ragazzi, mettetela, che in realtà è stupendo come mostro. Lo Cyber Kitty, top. Ok, ragazzi, allora, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate. Vi ricordo che sotto trovate tutti i nostri social in descrizione, Instagram, Facebook e TikTok, quindi passate anche alle nostre pagine. Vi ricordo che siamo un'associazione di giochi da tavolo, ci chiamiamo Gioco Libero, e siamo in questo momento a Bari, in via Nicola Angelini R2, quindi nella zona dello Sheraton, perché di Bari a limitrofi. Comunque sulle pagine, ragazzi, trovate tutte le indicazioni per venirci a trovare. Facciamo in questo momento serate il martedì sera e il venerdì sera, quindi se siete di Bari o limitrofi e volete venirci a trovare, potete tranquillamente contattarci. Noi ovviamente cerchiamo sempre nuovi associati che vogliono unirsi a noi per fare tanti giochi divertenti di questo tipo, ma anche se volete giochi più strategici e più complessi, o anche come questo, addirittura più facili di questo qui. Abbiamo giochi per ogni tipo di persona. Quindi anche se siete nuovi del settore, non vi piace tanto i giochi da tavolo, non li conoscete, quindi non vi piace tanto mettere a fare giochi impegnativi, ci sono questi qui. Al contrario, se questi non vi piacciono, volete giochi invece che vi impegnano, trovate anche quelli. Non vi preoccupate. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Deborah vi saluta. Ciao a tutti, ragazzi. E ci vediamo a un prossimo video, gameplay, tutorial o recensione. Ciao a tutti, giocatori e giocatrici.